Metroid Dread, episodio 12. Siamo esattamente dove ci siamo lasciati la volta scorsa. Stiamo riesplorando Artaria perché siamo tornati finalmente dopo aver sbloccato un po' di poteri. Ci sono un po' di cose da vedere, come vedete qui, qui e qui. E qui. E in caso non fosse abbastanza, poi ci teletrasportiamo col portale rosso. Andiamo prima in alto, che è una zona più contenuta. Quello non lo sappiamo ancora. Qui ci siamo già stati, qua l'abbiamo già fatta sta parte dopo aver preso o no. Ok, come l'hanno detto? Andiamo giù. Lì, sarebbe lì. Ci arriviamo senza farci sbattere giù, che poi anche qua potrebbe servirci andare. Al massimo facciamo il giro, signori. No, ah, lì non possiamo spaccare ancora quella roba. Riproviamo però. Adesso questa si apre. E questi li abbiamo presi, molto bene. Quello si fa dall'altra parte. E qui ci sarà tutta una zona. Una zona da fare. Vediamo se per caso c'è qualcosa. Adulti, infatti. Ok, forse possiamo tornare da dove siamo appena passati. Senza dover fare il giro lunghissimo della volta scorsa. No. Per
alcune stanze sono veramente bellissime. Ma tutto il look di questo gioco è molto bello. Per il momento mi sembra solo un po' troppo confident. Cioè gioca un po' troppo sul sicuro in quanto gioco di Metroid. Da un lato non è un male, perché comunque i fan volevano un gioco di Metroid. Aspettate un secondo, però. Piccolo refresh, che serve sempre bene. Mi sembrava che stesse vedendo un po' scatti. Andiamo nel teletrasporto rosso, ovunque ci porti. Di nuovo a Kataris. Perché? Aspettate un attimo. Devo trovare di nuovo la zona dove ci ha, in teoria, ci ha sbloccato il passaggio il nostro amico. Prima di venire ammazzato. Anche Burenia potremmo andarci a sbloccare un po' di cose. Andiamo ad Iron. Potrebbe essere questo il passaggio, ma non ci giurerei. Quindi per arrivare ad Iron dobbiamo andare lì. Torniamo indietro. E invece no, perché siamo bloccati. Signori, viaggetto. Dobbiamo fare un bel giretto. Vediamo quanto ci si mette. Ma sta stanza mi sembra di conoscerla. No! Le ambientazioni sono belle, ma ragazzi sono un po' tanto anonime. Ma il teletrasporto giallo dove ci porta? Ad esempio? Ad Iron.
Facciamolo. Sto facendo gli screenshot di queste cose perché sono le cose più... Anzi, facciamo queste. Perché non stiamo vedendo delle scene, quindi non ho delle thumbnail decenti da utilizzare. E siamo a 3 episodi di backtracking di fila. Mi dispiace. Da una parte mi dispiace, dall'altra mi va bene così, perché la grossa critica che hanno fatto a Metroid Fusion, che faccio anch'io in realtà a Metroid Fusion, è che è molto guidato. E alcuni dicono che anche questo gioco soffre più o meno dello stesso problema. Urca, bravo. Non pensavo di riuscire a farlo al primo tentativo, quel passaggio. Allora, noi abbiamo detto che vogliamo andare a Burenia, giusto? Per andare a Burenia dobbiamo camminare un po'. Entrambe le parti ci va bene. Sbagliato tasto. Un po' di pratica. Io ancora non ho capito come si fa quel salto per bene. Ok, se si mette in giù Samus si ferma. La stanza con il mostrone sullo sfondo è bellissima. Non si sa mai. Probabilmente non c'è nulla. Infatti.
E vediamo se riusciamo a proseguire, ragazzi. È un po' che non troviamo potenziamenti dell'energia. Ne abbiamo tanta, in realtà. Ecco, il modulo energia non l'abbiamo ancora preso. Ad esempio. Ah. Figo. Vogliamo vedere se quello che ci ha spostato il nostro amico era qui. Credo di sì. Sì, perché qui non sono mai stato. Oddio. Questi cosi fanno male, cazzo. C'è decisamente qualcosa da prendere, ci dice il nostro radar. Perché ti giri? Lì sicuramente c'è qualcosa da scoprire. Blocco raggio ghiaccio, ma non lo vediamo. Oh, non era quello l'oggetto, benissimo, era questo. Il raggio ghiaccio ci si arriverà dall'altra parte allora. Si è riformato quello schifo. E qui ci sarà. Ah no, la mappa. Sbram. Cazzarola. Sta bene, progresso. Progressi che sono molto in pericolo. Visto il nostro stato attuale. Giusto, noi abbiamo quest'arma che colpisce anche oltre. Ah, questa stanza me la ricordo, sì.
cosa è servito? Ok. Bene. 10 alla volta, fico. Molto fico. Di vita, grazie. Aia. Mannaggia me. È il fatto che non uso quasi mai il pugnone, la parata. Ok. Facciamo il trucchetto. Ripigliamo i missilozzi, scendiamo. Cerchiamo di non farci ammazzare adesso. Che cretino. Guardate il tentacolone di sopra. Vita. Ok, adesso abbiamo sbloccato anche quel passaggino lì. Molto bello l'effetto della pioggia. Non dovete darmi razzi, non me ne faccio niente. Oh oh no. Dimmi che questo mi ricarica tutto. Yes. Molto bene. Sto giocando di nuovo, ragazzi, col sole in faccia. Fastidio. Molto comodo.
Quello una volta ci ha fatto malissimo, qualche episodio fa. Sì, al volo. Questo non è facile. No, no, basta così. In effetti... Oh, però ce l'abbiamo fatta anche al volo. Posso dire una cosa senza sembrare il solito lecchino? Nintendo sul gameplay non sbaglia mai. Qui è Mercury Steam che l'ha sviluppato, ma è stato approvato da Nintendo. Si vede finalmente un po' di trama. No sott'acqua, no sott'acqua. Chissà dove dovremmo colpire. Magari cercare di schivarli anche i primi, le prime volte non sarebbe male. Eh? 28 minuti, dai, almeno un boss. L'abbiamo trovato. Bisogna fare uno screen decente. Capire un attimo. Perché mi dovrebbe servire farmi trasportare se va così piano? Davvero.
Sapete che forse con il raggio normale è quasi più facile. Magari senza farci menare a sangue, però. Questo che episodio è? Il 12. A meno che noi non possiamo fare una cosa tipo... No, scatto non possiamo, soltanto. È andato un po' più avanti, forse ogni volta ci mette più tempo a recover. Ragazzi, di cosa devo fare? Cioè, è meglio doverlo far aprire. Ma non ho idea di come. Non possa colpire i tentacoli quando cerca di colpirci. Interrompe i circuiti, così non funziona la cosina, la piattaforma non si sposta. Noi ci possiamo attaccare, ma è inutile perché l'energia che lui, cioè l'elettricità che ha incanalato, la usa per spararci, vai via. E immagino che sarà anche qui la prima parte del boss. Un'altra parte
Sì, c'è anche di là. E noi dobbiamo andare di là per poter colpire, ho capito. Per poterlo colpire bene. Perché vedete che è scoperto sulla destra? Cosa ha fatto? Era diversa questa cosa. Si è messo in una posizione diversa. Amici, però facciamo così. Vi lascio qui. Domani vedrete se riusciremo a superare questo scontro oppure no. Alla prossima!